andare controcorrente. È il primo impegnativo compito che Papa Francesco indica ai vescovi italiani riuniti nella 68esima Assemblea Generale della CEI, incentrata sull'esortazione apostolica Evangelii Gaudium. È la vocazione cristiana che richiama i presuli ad essere testimoni gioiosi. A noi, sottolinea il Pontefice, viene chiesto di consolare, di aiutare, di incoraggiare i nostri fratelli oppressi sotto il peso delle loro croci, accompagnandoli per risollevarli con la forza che viene solo da Dio. L'esortazione è di non essere pozzi aridi dove non c'è acqua, ma riempiti di sensibilità ecclesiale, somiglianti così a Cristo nell'umiltà, nella compassione, nella misericordia e nella saggezza. La sensibilità ecclesiale, che comporta anche di non essere timidi o irrilevanti nello sconfessare e nello sconfiggere una diffusa mentalità di corruzione pubblica e privata, che è riuscita a impoverire senza alcuna vergogna famiglie, pensionati, onesti lavoratori, comunità cristiane, scartando i giovani, sistematicamente privati di ogni speranza sul loro futuro e soprattutto emarginando i deboli e i bisognosi. Sensibilità ecclesiale che, come buoni pastori, ci fa uscire verso il popolo di Dio per difenderlo dalle colonizzazioni ideologiche che gli tolgono l'identità e la dignità umana. Vicini al popolo di Dio con proposte concrete e comprensibili all'invito del Papa ai vescovi italiani, non con documenti astratti che solo esperti e specialisti possono comprendere. Bisogna quindi ripensare in tal senso anche il ruolo dei laici e le responsabilità che competono loro. I laici che hanno una formazione cristiana autentica non dovrebbero aver bisogno del vescovo pilota o del monsignore pilota o di un input clericale per assumersi le proprie responsabilità a tutti i livelli, da quello politico a quello sociale, da quello economico a quello legislativo. Hanno invece tutti la necessità del vescovo pastore. Il ritratto del vescovo secondo Francesco si fa via via più nitido. Sottolinea la necessità di comunione e collegialità tra i presuli e i sacerdoti, tra le diocesi più ricche e quelle in difficoltà, tra le periferie e il centro. Manca l'abitudine di verificare la recezione di programmi e l'attuazione dei progetti. Ad esempio, si organizza un convegno o un evento che, mettendo in evidenza le solite voci, narcotizza le comunità, omologando scelte, opinioni e persone, invece di lasciarci trasportare verso quegli orizzonti dove lo Spirito Santo ci chiede di andare. L'elenco delle mancanze di sensibilità ecclesiale si conclude con la prospettiva di monasteri, istituti religiosi e congregazioni lasciati invecchiare, strutture spente nella testimonianza evangelica che potrebbero riaccendersi, suggerisce il Papa, con l'accorpamento. Il confronto con i fratelli si chiude invocando la misericordia di Dio con la quale si è chiamati a dare consolazione ad ogni uomo e ogni donna di questo tempo.